Lorenzo Esposito, il tema è la creazione di lavoro in un contesto di crisi, la sostenibilità finanziaria dei programmi di impiego pubblico di ultima istanza. Il dottor Esposito lavora alla Banca d'Italia dal 98 occupandosi di vigilanza finanziaria e bancaria, collabora con l'Università Cattolica a Milano in attività di ricerca e didattica su teoria monetaria e regolazione bancaria. A lui la parola. Questo qui negli anni 80 è uscito questo libro appunto e veniva considerato abbastanza ai margini dell'Accademia, adesso ovviamente le cose sono un po' diverse perché appunto quello che diceva Minsky si è ripetuto, si è ripetuta una crisi profonda a livello economico generale. Chiaramente per formulare delle proposte sulla disoccupazione bisogna prima avere, come possiamo dire, un'idea del perché c'è la disoccupazione. Quindi chiaramente in ambito ortodosso, diciamo, la teoria economica dominante tipicamente ci dice che la disoccupazione dipende per esempio dal fatto che il mercato del lavoro è troppo rigido. Allora è chiaro che se questa è la spiegazione della disoccupazione, la conclusione non può che essere eliminiamo i sindacati o rendiamo più facile il licenziamento, cose che ovviamente non hanno mai funzionato e continuano a non funzionare, perché la produzione di beni alla fine è fatta, diciamo così, un po' come la torta della nonna, no? Per fare una torta ci vuole un certo quantitativo di latte, burro, farina, cacao, non è che se il latte si dimezza di prezzo nella torta ci metti tutto del latte, no? Fa schifo. Quindi da questo punto di vista non è che se il lavoro costa meno tu produci più lavoro e torni a fare le merci con, diciamo, con dei metodi produttivi più aggregati, non funziona così. Quindi abbassare, diciamo, il costo del lavoro significa semplicemente ridurre la domanda complessiva di beni, come l'abbiamo visto. Quindi il tema, diciamo, della disoccupazione è un tema legato essenzialmente alla crisi economica, ovviamente, quello è il punto fondamentale, a una assenza, diciamo, di domanda, a una riduzione della redditività del capitale investito, eccetera, eccetera. L'idea di base che fu formulata da Minsky molti anni fa ed è stata poi riproposta in tanti modi, io l'ho sintetizzata in questo modo, diciamo, trattiamo i disoccupati come trattiamo le banche. Cosa succede alle banche, diciamo così, quando vanno bene vengono vigilate, quando vanno male vengono salvate. E per salvarle ovviamente sono stati creati molti metodi e quello fondamentale ovviamente è il credito di ultima istanza. Quindi quando alle banche nessuno fa credito, il credito glielo fa lo Stato, essenzialmente attraverso ovviamente le banche centrali o attraverso altri metodi. E questa cosa qui, che può sembrare ovvia, non era così ovvia 10 anni fa, nel senso che l'idea che il credito di ultima istanza, l'idea che il controllo pubblico del credito fosse importante, era passata di moda, no? Dopodiché le banche sono fallite, gli stati ci hanno dovuto mettere a seconda di calcoli dai 14 ai 25 mila miliardi di dollari per salvarle e quindi il credito di ultima istanza è diventato, diciamo, di nuovo di moda. Quindi il credito di ultima istanza si cura, se vogliamo dire così, di mantenere la stabilità finanziaria, che ovviamente è un aspetto importante della stabilità economica complessiva. L'idea di base è di dire ok, esattamente come esiste il credito di ultima istanza, esiste l'impiego di ultima istanza, che serve a garantire appunto la piena occupazione, che deve essere la base anche costituzionale, diciamo, della nostra società. Quindi in sintesi la proposta qual è? Un salario di base per un valore di base a chiunque ne faccia richiesta. Quindi questo è un programma universale, ma ovviamente focalizzato principalmente sugli strati più marginali del mercato del lavoro, cioè quelli che normalmente hanno più difficoltà, anche in condizioni normali e a maggior ragione ovviamente in una situazione di crisi, a entrare o rimanere nel mercato del lavoro. In generale ovviamente l'idea è di legare questo reddito comunque a dei lavori che sono utili, diciamo, in generale a chi li svolge e alla comunità a cui appartiene. Quindi sono soprattutto dei progetti locali basati sulle esigenze di comunità locali. Quindi non è, diciamo, un programma di investimento pubblico, che quello è ovviamente necessario, ma è un altro aspetto, perché quello è un aspetto legato soprattutto, come è stato detto, alle trasformazioni produttive, eccetera, eccetera. Invece questa cosa qui è legata più alle esigenze, diciamo, dei disoccupati. Quali sono i nuovi progetti? Che è in grado di intervenire su quelli che sono tutti i problemi del mercato del lavoro? Si occupa, diciamo, del tema della disoccupazione immediata, ma anche dell'impiegabilità a lungo termine dei disoccupati. È infatti noto che
quanto più tempo una persona esce dal mercato del lavoro, tanto più è difficile che rientri, per una serie di ragioni sociali, di sviluppo anche delle proprie conoscenze, eccetera, eccetera. Il secondo vantaggio è che è adattabile immediatamente a qualunque situazione del mercato del lavoro, nel senso che qualunque sia la quantità e la qualità dei disoccupati, questo programma può aiutare. In terzo luogo, interviene efficacemente in situazioni di forte dualismo territoriale, e questo ovviamente è un problema che l'Italia ha particolarmente. Come sappiamo, l'Italia è un paese che ha un fortissimo dualismo, e ormai direi più che dualismo territoriale, nel senso che ci sono, anche prima della crisi, c'erano zone in cui la situazione è molto bassa, diciamo anche più bassa della media europea, e altre che magari era il doppio o il triplo. Quindi da questo punto di vista, a differenza di altri strumenti di aumento della domanda aggregata che non riescono a discriminare tra le zone, quindi rischiano, diciamo così, di aumentare paradossalmente i redditi soprattutto in zone in cui già la situazione è bassa, viceversa questo è un meccanismo che agisce dove per l'appunto sono i disoccupati. In quarto luogo è anche piuttosto, diciamo, è meno costoso dal punto di vista generale rispetto a un programma organico di lavori pubblici, ma come dicevo prima, questo programma non è che sia diciamo in contrasto, ma è semplicemente complementare. Un programma generale di lavori pubblici tipicamente è un programma molto capital intensive, no? Perché bisogna ricostruire le infrastrutture di base del paese, eccetera, eccetera. Questo invece è un programma che si basa, è fortemente basato ovviamente sul lavoro. Aiuta la crescita economica sotto molti profili, ovviamente ci sono molti studi su questo, e in quanto riduce la dipendenza delle condizioni materiali dei disoccupati dal debito, migliora anche la stabilità finanziaria. E se voi ci pensate, la crisi del 2008 ovviamente non era solo quella la causa, ma è stata scatenata dalla crisi dei mutui subprime, cioè un prodotto finanziario venduto a gente in questa condizione, cioè gente disoccupata, che a cui, diciamo, le banche gli conveniva cercare di vendere una casa, perché comunque ovviamente da un punto di vista del reddito immediato era conveniente, dopodiché cosa ha generato, diciamo, lo sappiamo bene. Sono state formulate, diciamo, una serie di critiche a questo progetto, io ne occupo soltanto per quello che ci serve nella discussione di oggi. Per esempio è stato detto che questo progetto può aumentare i salari, perché ovviamente fornisce un salario di base su cui poi tra virgolette si contrattano tutti gli altri, il che però ovviamente è un bene, non un male, nel senso che negli ultimi 25 anni la quota di reddito del lavoro dipendente ha avuto, diciamo, una serie di conseguenze, anche, come dicevo prima, sulla stabilità finanziaria, perché l'indebitamento delle famiglie è esploso, ed è una cosa di sommato abbastanza recente nella storia del capitalismo, l'indebitamento delle famiglie, con le conseguenze del caso, anche per esempio il fatto che una famiglia molto indebitata è una famiglia che ha difficoltà a far fronte immediata, diciamo, alle sue esigenze. C'è un tema legato anche all'inflazione, che evidentemente nell'economia moderna comunque non è grandemente di attualità, perché anzi semmai abbiamo un problema di deflazione. C'è un tema di riduzione artificiale della distorsione salariale, che anche questo è un tema, diciamo, sicuramente importante, però questo programma, come dicevo prima, è un programma che si occupa principalmente delle fasce, diciamo, che non riescono a entrare o a rimanere nel mercato del lavoro, quindi questo aspetto sommato è ben importante. Qui invece abbiamo delle critiche che possono essere più di rilievo per noi anche dal punto di vista sindacale. Un tema è l'effetto sostituzione, cioè si dice se il pubblico ha a disposizione, il pubblico intendo come datore di lavoro pubblico, comuni, province, regioni, enti pubblici, eccetera, hanno a disposizione la possibilità di utilizzare questi lavoratori, diciamo, in questo programma, possono sostituire lavoratori ordinari con questi lavoratori che costano meno. Ora, premesso che questo è quello che succede purtroppo già oggi, perché tutti noi, se andiamo in ospedale, in una scuola, vediamo per esempio lavoratori di cooperative che certo non hanno i salari degli altri, insomma, quindi questo tema purtroppo c'è già. Il punto fondamentale però è che chiaramente l'idea è che i lavoratori in questo progetto avrebbero comunque ovviamente tutti gli diritti degli altri, cioè non sarebbero lavoratori, diciamo, di serie B, semplicemente sono lavoratori che in quel momento non sono riusciti a trovare altri lavori e dunque lo Stato li impiega in quel modo. In secondo luogo, questa è la cosa importante, questi progetti non devono sostituire lavori necessari a tempo indeterminato, cioè non è che non parliamo di infermieri, non parliamo di insegnanti, perché quelli sono lavori di cui c'è bisogno sempre, non c'entrano i cicli del mercato del lavoro. Quindi qui stiamo parlando di altri lavori, diciamo, in aggiunta ai lavori ordinari che lo Stato, per esempio, si occupa di sviluppare sempre.
Altri aspetti sono legati ovviamente al fatto che tipicamente questi sono lavori come possiamo dire a bassa produttività. Il tema però è che qui appunto non parliamo di uno sviluppo complessivo delle condizioni di lavoro, parliamo di quelle fasce di appunto lavoratori che in quel momento non trovano lavoro, e quindi è sicuramente meglio un lavoro con una bassa produttività che stare a casa, perché per ordine e ragioni non ha nessuna produttività, non serve a nessuno, insomma. Quindi da questo punto di vista comunque è un uso più efficiente diciamo della forza lavoro che mette di mezzo alla strada. C'è ovviamente un tema di, come dicevo prima, sottooccupazione, nel senso che molto spesso non tutti i disoccupati necessariamente sono, come possiamo dire, lavoratori a basso reddito, a bassa qualifica. Chiudono un'azienda, vengono licenziati tutti, compresi ingegneri, capi del personale, eccetera, eccetera. Quindi questo tema ovviamente c'è, ed è questo progetto non è che si sostituisce per esempio alle cosiddette politiche attive del lavoro, quindi non è che la formazione diciamo dei lavoratori non è compresa, va benissimo, però ripeto, quello è un altro aspetto. La formazione dei lavoratori va benissimo, ma è un aspetto che serve, come è stato detto prima di me, a, o può servire a qualificare diciamo, i lavoratori per nuove esigenze, nuovi settori produttivi, va benissimo. Però quella cosa che non risolve il tema che c'è adesso, cioè i milioni di disoccupati che ci sono in questo momento, ormai in Europa sono decine di milioni, eccetera, eccetera, e di quello bisogna occuparsi. E gli ultimi aspetti che possono essere interessanti, c'è il famoso articolo di Palestri degli anni 40 in cui spiegava che ai capitalisti la piena occupazione non piace, perché ovviamente la piena occupazione tipicamente è fuori diciamo, di una certa combattività dei lavoratori, perché ovviamente non sono spaventati dalla disoccupazione. Questo tema ovviamente indubbiamente c'è, dopodiché se uno pensa diciamo, alla Svezia degli anni 50 o 60, dove la piena occupazione era totale e la disoccupazione era a una cifra, ma non a una cifra nel senso dell'1%, almeno dell'1%, non è che non mi sembrava, c'era proprio un esempio di paese in cui c'era la guerra civile. Viceversa, molto spesso il mercato del lavoro squilibrato porta diciamo, poi a problemi a medio e lungo termine anche di ovviamente conflittualità sociale per ovvie ragioni. In più ovviamente alcuni critici diciamo così di sinistra di questo progetto hanno fatto come possiamo dire degli esempi con progetti ovviamente totalitari, come possiamo dire irregimentazione dei lavoratori, no? In cui erano tutti costretti a lavorare in qualche modo, a fare le autostrade diciamo, come negli anni 30 eccetera eccetera. Ovviamente non è così, nel senso che non si parla di come possiamo dire reclutamento forzato, cioè non stiamo parlando di persone che devono andare a fare il militare. La partecipazione a questo progetto dovrebbe essere ovviamente assolutamente volontaria e con i pieni diritti diciamo, che hanno tutti gli altri lavoratori. La differenza è che lo Stato fornisce un salario di base a chiunque lo richiede, in cambio diciamo, il lavoro sociale. Questa è la differenza fondamentale con la situazione attuale. Diciamo così. Per quanto riguarda il costo, poi entro poi un attimo sui calcoli che sono stati fatti anche da, per esempio, da istituti, dalle organizzazioni economiche dei sindacati greci, che hanno fatto degli studi molto interessanti su questo. Io mi occupo appunto di professionalmente di banche che dopo il 2008 parla di costoso diciamo, per le dimensioni diciamo, degli interventi pubblici sull'economia che ci sono stati per salvare le banche. Cioè, come dicevo prima, parliamo di una cifra talmente colossale, cioè migliaia, migliaia, migliaia di miliardi di dollari, di euro, di che si voglia, che parlare del fatto che un progetto per aiutare i disoccupati a posto se al limite diciamo, del ridicolo. Tanto per fare un esempio, nell'area dell'euro i salvataggi delle banche sono costati il 35% del PIL. Okay? Quindi è chiaro che di fronte a queste cifre poi dire che qualche miliardo per i disoccupati è tanto è abbastanza ridicolo, diciamo così. Alcuni aspetti sono legati ovviamente all'internazionalizzazione ovviamente dell'economia, noi facciamo parte dell'Europa, è chiaro che questo tema pesa. Tuttavia anche qui non bisogna esagerare, nel senso che l'Unione Europea per esempio ha un aspetto esattamente solitario di forte dualismo territoriale, diciamo che i paesi che vanno meglio, i paesi che vanno peggio, e è giusto che si occupi in modo differenziato, diciamo che il pubblico si occupi in modo differenziato lo Stato. Dove ci sono più disoccupati, appunto, è giusto intervenire, diciamo così. E
Da quel tempo qui volevo solo sottolineare questo aspetto, la fattibilità politica di questo progetto dipende ovviamente dalla sua trasparenza e dalla sua efficienza, perché ovviamente ci sono soldi spesi considerati sempre bene e meno, però è giusto che ci sia una totale trasparenza sia verso i lavoratori che entrano in questo progetto, quindi che partecipano al programma, sia verso i contribuenti che giustamente pagano per questo progetto e le comunità locali che insomma si occupano di tutto questo. Quindi siccome parliamo di un impiego di lavoratori essenzialmente in lavori locali, è giusto che si sviluppi, diciamo così, un controllo anche dal basso su quello che viene fatto, in modo tale che l'utilizzo, diciamo, di questi lavoratori e l'utilizzo dei fondi pubblici venga visto come appunto un vantaggio per tutti e non un uso indiscriminato dei fondi pubblici. Come dicevo prima, il punto fondamentale è l'analogia dell'ultima istanza. Nessuno mette in dubbio il credito dell'ultima istanza. Anche gli economisti, diciamo, più fortemente liberali non si sognerebbero di dire che non ci vuole il credito dell'ultima istanza, per il semplice fatto che senza credito dell'ultima istanza non esiste economia moderna. Quindi per quale ragione non ci dovrebbe essere, diciamo, un'ultima istanza anche per i disoccupati italiani e di altri paesi? Dato il tempo entro subito solo in questo aspetto. Noi abbiamo fatto una simulazione basata, come dicevo prima, sui lavori soprattutto dei sindacati greci e dell'Istituto Levi che li aiutate a sviluppare queste simulazioni su quanto costerebbe un impiego di prima istanza per l'Italia. E ipotizzando, diciamo, una retribuzione annua di 12.000 euro e quindi poi un costo totale di 20.000 euro per lavoratore, questo, diciamo, è il costo complessivo, quindi 35 miliardi. Può sembrare tanto, ma considerate che lo Stato ogni anno per sussidi di disoccupazione, eccetera, eccetera, spende circa 25-27 miliardi. Quindi in realtà non è che siamo molto lontani, l'unica differenza è che li spende per tenere la gente a casa, anziché, diciamo, per farli lavorare. Quindi da questo punto di vista, anche dal punto di vista dei costi, diciamo, si parlerebbe di circa il 2% del PIL, quindi un costo tutto sommato assolutamente accettabile, soprattutto se pensiamo, diciamo, a quali cifre abbiamo dovuto spendere per fare altre cose. E ripeto, l'aspetto interessante è che questo impiego di prima istanza avrebbe anche un effetto stabilizzatore ovviamente sul ciclo, sulla crescita economica e quindi anche sulla stabilità finanziaria, quindi ci ridurrebbe, diciamo, il rischio di trovarci in una situazione come quella del 2008 in cui il mondo esplode e siamo costretti poi a intervenire, diciamo, con quantità di soldi ovviamente spaventose. Quindi questo è un progetto, diciamo, che può essere utile, secondo me anche dal punto di vista sindacale può essere portato avanti come un progetto, diciamo, che lega alla fine il dettaglio costituzionale del lavoro, che come è stato giustamente detto è una cosa che cambia e ha molte sfaccettature, però sicuramente il tema fondamentale è il pieno impiego, cioè l'eliminazione della disoccupazione, quello è il punto chiaro, poi alla fine secondo me siamo chiamati a discutere tutti.